che si trova nel libro di Numeri, al capitolo 12. Amen. Libro di Numeri, capitolo 12, leggeremo tutto il capitolo. Amen. Avete tutti la vostra Bibbia? Amen. Amen. Se a qualcuno manca la Bibbia, fatecelo sapere, abbiamo delle Bibbie a disposizione per chi non ha le Bibbie. È importante, amen, venire con la tua Bibbia. Amen. Siamo in un avanzamento della tecnologia dove basta avere un cellulare, basta avere un iPad. Fratelli, questa non è la mia scuola. La mia scuola è una Bibbia. Una Bibbia sempre con te. Amen. Quando siamo al lavoro, il telefono, l'iPad, va bene, al culto porta la tua Bibbia. Amen. Se non è una Bibbia, faccelo sapere, te la regaliamo. Amen. Amen. Libro di Numeri, capitolo 12. Amen. Amen. Noi per convenienza leggiamo la Nuova Diodati. Amen. E la mia Bibbia ha un titolo e dice rimozione di Miriam e di Aronne. Miriam colpita dalla lebbra. Sicuramente tutti stanno capendo, sanno di che cosa parleremo, conoscono questo passo. Amen. Ok. Libro di Numeri, capitolo 12, dall'1 al 16, tutto il capitolo. È un capitolo breve, ma ci sono molti punti importanti per noi oggi. Dice il verso 1: Miriam e Aronne. Amen. Possiamo dirlo insieme? Miriam e Aronne parlarono contro Mosè a motivo della etiope che aveva sposato. Infatti, egli aveva sposato una donna etiope. Amen. Voglio precisare questo nel nome di Gesù e poi pregheremo. Quando leggiamo la scrittura, amata chiesa, ci sono diversi modi per leggere e studiare la scrittura. Tu puoi leggere prima tutto il capitolo, faccio un esempio, ok? Dalle una lettura, poi puoi pregare al Signore e cominciare a leggere nuovamente il capitolo con molta più attenzione, chiedendo al Signore che ti riveli un qualcosa. Puoi dare una terza lettura dove tu incominci a marcare i punti importanti. Amen? È importante, ripeto, leggere attentamente e fare attenzione all'ordine di ogni parola. Miriam e Aronne parlarono contro Mosè a motivo della donna etiope che aveva sposato. Signore, grazie per la tua parola. Continueremo a leggere la tua parola, Signore. Guida ogni parola, guida ogni cosa che si parlerà in questo momento. Prepara, Signore. Mantieni, Signore, il nostro spirito attento. Mantieni, Signore, uno spirito ricettivo, Signore. Togli, Signore, ogni spirito di rigetto, Signore. Ogni spirito di pregiudizio, Signore, affinché la Tua parola arrivi alla nostra vita, lavori nella nostra vita e porti frutto nella nostra vita. Signore, Tu sai perché parlare questa parola, Signore. Allontana ogni pensiero umano, ragionamento umano, e che sia il Tuo Spirito Santo a portare una parola rema per la Tua Chiesa, per coloro che stanno ascoltando e ascolteranno questo messaggio. E che, Signore, Tu possa glorificarti e farci vedere il frutto di questa parola al Tuo tempo. Ti stiamo chiedendo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, amata Chiesa. Potete prendere il vostro posto. Parleremo un po' di questo capitolo e vediamo un po' come il Signore ci guida in queste scritture. È curioso che la scrittura menziona Miriam e Aronne. Ricordatevi di questo ordine perché è importante di ciò che parleremo. Dice che loro si ribellarono contro Mosè a motivo di una donna che Mosè aveva sposato. Non entriamo nel merito per non allungarci della cultura, eccetera, eccetera. Molti di voi già sanno la storia, eccetera, eccetera. Ma già da questa prima scrittura possiamo vedere che il problema che si stava presentando era nella famiglia. Amen? I primi problemi che si presentano nelle nostre vite sono nella nostra famiglia. La scrittura è chiara su questo. Le prime opposizioni dopo la nostra conversione, dopo aver deciso di seguire a Cristo, amen, sono nelle nostre famiglie.
E guardate che curioso che la prima problematica chi l'ha? Amen. Il primo problema lo riceve Mosè. I primi problemi in una famiglia lo riceve solitamente il sacerdote della casa, responsabile della casa. Amen. Ma vediamo che il problema arriva dagli stessi familiari. Dice il verso 2, dissero, l'Eterno ha forse parlato solo per mezzo di Mosè? Non ha anche egli parlato per mezzo nostro? E l'Eterno sentì, l'Eterno ascolta ogni nostra parola, chiesa, ogni nostra conversazione. Se io parlo con Diana privatamente, non sto parlando solo a Diana, ma tra me e Diana c'è il Signore. Se io parlo con mia moglie, io non sto parlando solo con mia moglie, anche se siamo soli, il Signore sta ascoltando ogni conversazione, il Signore ascolta ogni parola che noi condividiamo con qualunque persona. Il Signore vede ogni azione che noi facciamo in qualsiasi momento. Anche quando pensi di essere da solo, il Signore è lì con te. Dice la Scrittura che Dio è onnipresente. È presente in ogni luogo allo stesso tempo. Amen? Ma uno può dire, ma io non lo vedo. Dio è spirito, per questo è in ogni luogo e nello stesso tempo. Perché è spirito. Tu non stai vedendo il Signore, ma il Signore è qui. Tu puoi sentire la sua presenza. Tu puoi percepire un qualcosa, è la presenza di Dio. Se non ci fosse la presenza di Dio sarebbe un problema, chiesa. Amen? Sarebbe un serio problema. Quindi già vediamo che in questo parlare e nella discussione che si stava affrontando, Dio era presente. L'Eterno stava ascoltando. Amen? Or Mosè dice, era un uomo mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. Perché la Scrittura ci menziona questa caratteristica di Mosè? Nella Bibbia che io addirittura ho messo come tra parentesi, come per dire aggiungiamo qualcosa per far capire un po' di più il contesto che si sta parlando. Mansueto vuol dire veramente una persona docile, una persona che, con cui si può trattare, una persona con cui puoi avere a che fare, la puoi ministrare. Amen. Dice l'Eterno disse subito, guardate che sempre l'ordine delle cose, disse subito a Mosè, ad Aronne e a Miriam. Stava parlando a Mosè. Mosè era la persona per la quale si stava discutendo. Lo chiamò in causa anche il Signore. Amen. Allora l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Miriam. Amen. Ambedue si fecero avanti. L'Eterno quindi disse: ascoltate ora le mie parole. Chiesa, ascoltate oggi le parole del Signore, perché le parole del Signore sono per la nostra vita, sono per me, sono per voi, sono per tutti quelli che ascolteranno questo messaggio. Amen. Ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi un profeta, io, l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Amen. Ma non così con il mio servo Mosè, che è fedele. Cosa dice la Scrittura? Che significa in tutta la casa del Signore? In tutto il lavoro della Chiesa di Cristo. Mosè era fedele in tutto quello che era il lavoro per l'Eterno. La casa dell'Eterno può rappresentare la Chiesa. Amen. La casa dell'Eterno è la Chiesa, il luogo santo del Signore dove noi ci riuniamo. E dove due o tre si riuniscono nel suo nome, il Signore è lì. Noi siamo la Chiesa del Signore. La Chiesa non è quattro pareti. La Chiesa è dove sono i suoi santi. La Chiesa è formata dai suoi santi. Amen. E Mosè era fedele in tutto quello che era. Amen. Come dice la Scrittura, in tutta la mia casa, in tutto il servizio, in tutto il lavoro che faceva per il Signore, Mosè era fedele. Con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere, e non con detti oscuri, ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? Il Signore le sta dicendo, lui è il mio servo, io con lui sto faccia a faccia, come non hai potuto temere di quello che lui dice? Molte volte, chiesa, non si ha timore nelle parole del servo di Dio. Si sottovalutano le parole del servo di Dio. Si sottovalutano le parole profetiche, i consigli,
si rigetta tutto, non si ha timore dell'Eterno. Chiunque porta una parola non è l'uomo che sta portando la parola, ma è lo Spirito Santo, Dio dimorante in lui, che porta la parola, un servo di Dio portando una parola al suo popolo. E quando la parola è proclamata, abbi timore dell'Eterno, della parola che l'Eterno ti sta portando, perché dice la Scrittura che la parola avrà, porterà il suo frutto al suo tempo, per il bene e per il male, Chiesa. Se è una parola di edificazione, Dio porterà a compimento questa parola. Se è una parola di distruzione, anche una parola di distruzione detta da un servo, a me può succedere. A me, abbiate timore dell'Eterno, del servo dell'Eterno, diceva il Signore. Amen. Dice il verso 9: così l'ira dell'Eterno si accese contro di loro e poi se ne andò. Poi la nuvola si ritirò sopra la tenda ed ecco Miriam era lebbrosa. Amen. Bianca come neve. Aaron guardò Miriam ed ecco era lebbrosa. Aaron disse a Mosè: del Signor mio, non addossare su di noi la colpa che abbiamo solamente commesso e il peccato che abbiamo fatto, del non permettere che ella sia come uno morto. La sua carne è già mezza consumata quando esce dal grembo di sua madre. Avete presente come la pelle di un bambino quando nasce? È orribile vedere un bimbo, perché è come se tu dovessi vivere, amen, per una o due ore in acqua, tutta la tua pelle diventa orribile. Amen. E guarda che il Signore ci sta portando a far capire quanto era orribile vedere una persona con la lebbra. Quanto era orribile. Amen. Il verso 13 dice: così Mosè gridò all'Eterno dicendo: guariscila ora, oh Dio, te ne prego. Allora l'Eterno rispose a Mosè: se tuo padre l'avesse sputato in viso, non sarebbe forse nella vergogna per 7 giorni? Sia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, dopo ciò sarà di nuovo ammessa. Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, e il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu riammessa nell'accampamento. Poi il popolo partì a Asterò e si accampò nel deserto di Paran. Fratelli, una storia, un avvenimento importante per una famiglia. Aronne e Miriam ed Aronne andarono, parlarono male di Mosè, il servo di Dio. Mosè fu accusato dalle stesse persone che Dio ha reputato persone serie, persone buone, persone alla quale si può affidare un compito. Amen. Se andiamo un momento al libro di Michea, capitolo 6, versetto 4, sorella, se lo abbiamo nel nome di Gesù, guardate cosa dice la Scrittura: poiché io ho fatto uscire dal paese d'Egitto, ti ho redento dalla casa di schiavitù e ho mandato chi? Davanti a te, al suo popolo, Mosè, Aronne e Miriam. Aronne e Miriam insieme a Mosè erano stati scelti dall'Eterno per un lavoro importante. Le stesse persone che furono scelte da Dio, le stesse persone che erano parte della stessa famiglia, quelle persone che si giudicano buone, brave, serie, sono quelle che andarono contro Mosè. Alleluia. I primi problemi li avremo dalle persone che noi pensiamo che siano buone. Amen. Le prime persone che sono sempre al tuo fianco, le prime persone che le vedi sempre aiutandoti, sono quelle che forse ti accuseranno per primi. Rappresenta la Chiesa, fratelli. Amen. Miriam era una figura importante, aveva un compito importante. Aaron era un sacerdote. Amen. Entrambi erano stati scelti dal Signore per lavorare insieme a Mosè, aiutare il popolo. Non erano persone del popolo qualunque. Amen. Persone scelte da Dio. Amen. Parenti stretti. Amen. I nostri stessi parenti stretti sono quelli che ci causeranno problemi, fratelli. Amen. Amen. Tant'è vero che quando si ascolta di liti, quando si ascolta di situazioni che non vanno, dove sono? Nella famiglia.
Amen. Avete sentito queste ultime notizie di quella mamma che ha malmenato il figlio? Fratelli, è orribile quello che sta succedendo nella famiglia. Si sta perdendo il valore della famiglia. Amen. Si sta perdendo la parentela. Genitori che non riconoscono più i figli, figli che non riconoscono più i genitori, gli stessi figli che accusano i genitori. È orribile sentire che un figlio denuncia il padre o la madre, o al contrario. Amen. È doloroso. Quanto fa male quando un familiare caro ti fa del male? Ti perdono, anche se non posso dimenticare. Perché l'offesa, fratelli, rimane in una parte del cervello, non puoi cancellare l'offesa. L'uomo, l'essere umano, non ha la capacità di eliminare la memoria. La memoria è un qualcosa che viene registrata nel cervello, solo che l'uomo non sa come attivare parti del cervello, ma in momenti precisi questo si può risvegliare. Allora è importante perdonare? Sì, fratelli. E si può dimenticare? No, fratelli, non puoi dimenticartelo. È memorizzato nel cervello. Solo Dio ti può dare l'abilità di non prendere peso quando il nemico porta alla memoria un'offesa. Amen. Allora il nemico cerca sempre di tirare fuori l'offesa e lo Spirito Santo ti dice: io ti ho perdonato. Come era il canto, fratelluia? C'è potere nel tuo sangue, diceva questo canto. È il sangue di Cristo che ha potere. Amen. Il sangue di Cristo che ci ha lavato da ogni peccato, che ci ha ricoperto. Amen. In quel momento è quello che ti dà il suo potere, è lo Spirito Santo. Allora cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ti rende un uomo mansueto. Un uomo affabile, un uomo trattabile, un uomo guidato da Dio. Il mondo non è mansueto. Avete provato a vedere la reazione di un uomo quando lo offendi? Fratello, sorella, allontanati. Perché è una bomba d'orologeria che se scoppia è peggio. Amen? Quello che succede, che dobbiamo capire, che fratelli, in questo contesto, l'opposizione che può aver avuto Mosè, il dolore che ha avuto Mosè, ci aiuta noi a capire che un uomo, fratello, sorella, una donna, una famiglia, una chiesa che viene offesa è una chiesa che può crescere grandemente. Può sembrare assurdo, ma è nell'offesa che si vede veramente chi tu sei. Perché se siamo figli di Dio e il Signore è con noi, l'offesa ti porta ad andare oltre e il tuo carattere cresce, la tua fede cresce, la tua preghiera cresce. Chi tu sei cresce perché impari a dipendere dal Signore e a superare la difficoltà. Una persona che non è guidata dal Signore, che non è mansueta all'offesa, si ferma e incomincia a dare peso all'offesa. Perché questa persona ha fatto questo? Perché così? Da dove arriva? Allora questo è il lavoro del nemico. Vuole che tu stai fermo nell'offesa e non avanzi, e non vai avanti, e rimani fermo, sempre guardando il problema. Il Signore ci mostra per mezzo di Mosè un'attitudine straordinaria. Sicuramente il dolore di Mosè era forte, erano a Miriam e Aronne che erano contro di lui, sui familiari, sui parenti più stretti. Lui disse: io voglio superare questo. Amen. Fratelli, un fratello o una sorella offesa è più difficile da conquistare che una delle città più forti. È più facile conquistare una città forte, fortificata, che un fratello o una sorella offesa. Meditate in questo. È più facile conquistare una città fortemente fortificata, scusate il gioco di parole, che un fratello o una sorella offesa. Ascoltate, un fratello e una sorella offesa. Amen. Gloria al nome di Gesù. Mosè ci insegna un'attitudine straordinaria. Amen. Quando riceviamo offese nella stessa casa, e l'attitudine che tu hai con rispetto a chi dà un'offesa, che può essere un fratello o un parente, è veramente
decidere da parte tua quale sarà il tragitto di quella persona. Perché se tu sei in grado di porgere l'altra guancia, sarà molto facile per te guadagnare quel fratello e quella sorella. Ma se invece di porgere l'altra guancia tu metti ancora legna al fuoco, tu avrai un serio problema col Signore. Perché il Signore è in ogni parlare tuo, con qualunque persona tu sia in questo momento o quando tu lo sarai. Amen. È molto interessante che la scrittura dice Miriam. Perché menziona Miriam? Perché molto probabilmente è Miriam che ha cominciato tutto. La donna edifica, la donna distrugge. La stragrande maggioranza di problemi, fratelli, lo dice anche la scrittura, è la donna. L'uomo è molto più tranquillo. L'uomo, la caratteristica dell'uomo che sta più tranquillo ma scoppia come una bomba e ti dice tutto in una volta sola, bum, 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 bum. La donna te lo dice lentamente e te lo fa pesare nell'arco del tempo. Amen. La scrittura parla e dice Miriam e Aronne. Amen. E vediamo una qualcosa che già nella scrittura ci è stata presentata nel passato. Miriam è colei che fa il primo passo, Aronne è colui che è trascinato, attratto da quello che ha fatto Miriam. Il Signore le parla a chi? Ad Adamo, e le dà un'istruzione. Il Signore decide che Adamo non deve, deve stare solo, le dà una donna. Sicuramente Adamo le ha detto a Eva cosa doveva fare, non doveva fare. Ma chi ha sbagliato dei due? Chi ha fatto il primo gesto? Eva. Adamo sapeva molto bene che del frutto di quell'albero non doveva mangiare. Perché lo ha mangiato? È stato attratto da Eva. La donna sempre ha un potere seduttivo, attrattivo. E di questo la Bibbia, per esempio, parla di Jezabel. Amen? Lo spirito di Jezabel. Guardate che curioso che cosa dice la scrittura. Che Jezabel, come una profetessa, è morta, ma il suo spirito ancora vive nella chiesa. Uno spirito di menzogna, uno spirito di bugia, uno spirito che ti porta a credere alla mormorazione. Uno spirito che spinge il popolo di Dio, le persone che vengono attratte da questo spirito, ad andare contro l'autorità di Dio. Allora non importa quello che l'autorità dica, non va bene nulla. È tutto un commento, è tutto un pregiudizio. Questo l'ho imparato ascoltando il vescovo. È tutto un pregiudizio, perché prima inizia il pregiudizio, che diventa il giudizio, che è il peccato. Amen. Sembra che Miriam abbia in qualche modo attratto Aronne a cadere in questa tentazione. Allora la moglie dice: hai visto il pastore? Hai visto quel ministro? Hai visto come sta parlando? Ma guarda come si veste. E il marito, ascoltando, anziché fermare tutto, continua ad ascoltare. Amen. Fratelli, dobbiamo come chiesa essere consapevoli e considerare che ogni giorno siamo trascinati da un sacco di parole, di situazioni che non ci appartengono. Amen. Conoscerete o avete conosciuto persone che parlano male di una chiesa del Signore, che parlano male di un fratello. Non stare in quell'argomento. Se le puoi dare una parola di benedizione, incoraggiamento, fallo. Se non puoi fare questo, allontanati, perché quello spirito ti può prendere. Se sei uno spirito debole in quel momento, quelle parole ti attraggono. Allora comincia il pregiudizio: ma sarà vero? Allora cosa succede? Che la volta dopo tu vai al culto e cerchi di notare se quello che ti hanno detto è vero, e il nemico ti fa vedere che è vero. Il nemico è capace e astuto di farti vedere cose che non sono vere, perché stai guardando con gli occhi della carne. Ma guarda che quello che diceva quella sorella è vero. Allora tu vai da un'altra sorella. Allora comincia già il gruppetto a casa, dove anziché edificarsi in preghiera e parlare male di tutto quello che è la chiesa. E loro sono la stessa chiesa del Signore. Miriam e Aronne erano parte della stessa famiglia, chiamate dal Signore con un proposito. Amen. Quale fu la causa, fratelli, che portò tutto questo? Prima di tutto
era la causa, era il matrimonio, amen, di Mosè. Ma la seconda causa è la causa che forse pochi vedono in questo contesto, perché la prima causa è solo l'elemento che ha portato alla reazione a scatenare il vero problema. Cosa dice il verso 2, libro di Numeri, capitolo 12, versetto 2? Perché la vera causa è nel verso 2. La vera causa perché la Chiesa soffre è quello che sta scritto nel verso 2. E anche se uno dice no, non è vero, il Signore sa molto bene, perché è in ogni conversazione che noi facciamo. E lo Spirito di Dio è uno Spirito che parla, che guida e che mostra. Cosa dice sorella Abigail il verso 2? E disse: l'Eterno forse ha parlato solo per mezzo di Mosè? Che stavano commentando? È possibile che Mosè debba decidere tutto? È possibile che noi non contiamo nulla? È possibile che noi non possiamo farle decidere nulla? Dio non ci parla anche a noi? Può parlare il Signore anche a voi, a noi tutti insieme? Certo che sì, Chiesa, ma con una cosa importante: che la parola che tu riceverai nel nome di Gesù è sottomessa all'autorità, alla parola che prima Dio ha dato all'autorità delegata. Mai Dio ti darà una parola sopra la sua autorità, mai Dio ti darà un consiglio che non è conforme al consiglio che le ha già dato all'autorità. È Dio, è il lavoro di Dio. Allora Aronne, Miriam, scusate Aronne, manteniamo le ordine, stavano contrastando quello che Mosè stava facendo. Come dice la seconda parte, sorella? Non ha egli parlato anche per mezzo nostro? Fratelli, abbiamo letto nel libro di Michea che il Signore aveva scelto Aronne e anche a Miriam, e sicuramente loro erano portatori di una parola anche da parte di Mosè. L'orgoglio, il voler avere una posizione, avere un posto, avere la luce, che la Chiesa sappia che io conto qualcosa, è un pericolo, soprattutto quando va contro l'autorità di Dio. In un altro contesto, amen, Getro, il suocero di Mosè, le parlò a Mosè. Vediamo un contesto diverso, un modo diverso di agire, dove Getro le dice: Mosè, guarda che in questo modo tu ti affaticherai, non puoi farlo tutto da solo, perché il popolo è grande, ci sono tante cose da fare, e il problema è che avrai un problema nella tua famiglia perché sei troppo occupato. Io ti consiglio di fare questo, questo e questo, e le stava dando un consiglio. Parleremo in uno studio di questo, perché sta toccando molto il mio cuore. Allora vedete che l'attitudine è diversa. L'attitudine di Miriam e Aronne è: io voglio una posizione, io sono uguale a te, Dio parla anche con me, perché tu mi devi guidare a me. Amen? Questo è Satana, è lo spirito di Satana che ti porta ad andare contro l'autorità. Perché Satana è tale? Perché solo ha pensato di essere superiore a Dio ed era molto vicino a Dio. Dio l'ha destituito immediatamente. Amen. La gestione, la guida, le stavano parlando e dicendo che la gestione che Mosè stava facendo era una cattiva gestione. Amen. Secondo loro Mosè stava monopolizzando tutto. No, fratelli, alleluia. Quante volte, fratelli, il Signore, amen, delega persone, amen, a fare un lavoro specifico, e questo è importante, voglio condividere, aprire e chiudere parentesi. Il Signore non ha bisogno di noi per fare opere di beneficenza, il Signore ha bisogno di noi per fare, per portare una parola a chi non ha speranza. La nostra priorità non è una posizione, un titolo o un compito. Fratelli, siamo tutti ministri del Signore. Ognuno di noi è un ministro scelto da Dio con un compito specifico. Abbiamo tutti lo stesso compito: predicare la parola di Dio. E il Signore dice: concentrati in questo.
Il Signore ci ha, come si dice, compensato di doni. Ognuno ha un dono. Il dono è per l'edificazione della Chiesa. Perché il Signore ha dato questo? Perché una persona non può fare tutto. Ma, fratelli, non è il titolo che uno ha. Perché la sorella può essere la segretaria, la sorella Rosiro, la sorella, non so che compito si può avere, la sorella... A che serve un titolo? Quando andiamo fuori non le dici: io sono la segretaria della Chiesa. No, io sono un servo di Cristo, io sono un ministro del Signore. Abbiamo già un nome, un titolo dato da Dio, il ministro del Signore. Amen? Allora le contese, le liti, le discordie, le problematiche nella Chiesa arrivano. Alleluia. Nel commentare ogni cosa che si fa, è perché la sorella deve farlo lei, è perché deve farlo lui. Amen. E guardate che quello che stava succedendo era qualcosa di sottile. Il nemico lavora in un modo molto sottile nella tua vita, nel senso che non ti porta a rinnegare a Dio. A Miriam e Aronne non stavano dicendo che Dio non stava parlando a Mosè, non hanno mai negato che Dio parlava a Mosè, stavano solo dicendo: non siamo noi anche importanti per avere un compito come quello di Mosè? Amen? Questo è problematico, questo è un problema, questo ha creato un problema. Amen? Questo ha portato a commettere un peccato. Amen? E questo tipo di spirito porta ad affliggere un discepolo nel lavoro che deve fare, perché ti frusti per niente, ti stanchi per niente e non compi nulla nella Chiesa. Amen? Fratelli, è orribile quando parliamo male di qualunque persona istituita da Dio. E Dio sempre farà un giudizio. Per quello, fratelli, quando ricevi un'offesa, la scrittura dice: prega per chi ti vuole male, prega per chi ti offende, e se la persona ti offende tu benedicila e lascia Dio fare quello che deve fare. Dio nel suo tempo sa come operare. Ma se tu incominci a parlare male di qualcuno, fratelli, tu hai ammazzato una moltitudine di persone. Immagina se il fratello Victor o la sorella Ilaria, amen, il Signore intorno a loro ha messo 20 persone, 20 anime. Amen? E immagina che queste 20 anime incominciano a parlare a Victor o la sorella Ilaria di un qualcosa che non va nella Chiesa, e loro, anziché esaltare la Chiesa, esaltano il problema. Quelle 20 anime tu non le vedi più. Si parlava proprio in questa settimana. Il problema più grande che esiste nella Chiesa in questi ultimi tempi è ammazzare una persona prima che rinasca. Avere il pregiudizio. Ma guarda tu, se vieni in Chiesa devi essere così, se vieni in Chiesa devi fare questo, ti devi vestire così, perché il pastore non sta facendo questo, perché non le dice quella alla sorella. Fratello, deve ancora convertirsi, deve ancora avere un processo. Lascia Dio essere Dio nella loro vita. Non ammazziamo le persone. Il mormorare, il commentare, parole sbagliate, ammazzano le persone. A volte la cattiveria, fratelli, che si riceve dai nostri amici è una prova molto grande verso di te, per vedere chi veramente tu sei. Signore, dammi uno spirito mansueto. Che pensi che vada a fare il Signore? Ti va a portare una persona che ti va a provare il tuo spirito. Come può provare se sei mansueto? Ti va a portare una persona che ti fastidia. Signore, dammi fede. Che va a fare il Signore? Ti dà una prova di fede. E come possiamo essere provati? Amen. Fratelli, andando verso la conclusione, l'Eterno colpì a Miriam con la lebbra. Amen. E la lebbra era una punizione immediata da parte di Dio. La lebbra era un qualcosa in quel tempo orribile,
Amen. Tant'è vero che nel verso 14, allora l'Eterno rispose a Mosè: se tuo padre l'avesse sputato, avremo un tempo di parlare questo, perché c'è tutto un qualcosa dietro a questo. Amen. L'Eterno dice: che posso fare io? Amen. È molto probabile, amen, pensando alla cultura di quel tempo, di come le donne erano vestite, amen. Voi sapete che le donne erano molto coperte, che la lebbra di Miriam era anche nel volto. Amen. Ed era talmente colpita da una lebbra che tutti quelli che l'hanno vista si rendevano conto che c'era qualcosa che non andava. Quando, fratelli, tra di noi non si ferma un cattivo parlare del Signore, di quello che... arriva un momento che il Signore dice: io lo faccio pubblico, ma è per il bene. È per il bene della Chiesa e per il bene della persona o delle persone. Amen. Perché questa situazione portò il popolo di Dio a fermarsi 7 giorni. 7 giorni di ritardo in un cammino sono tanti, fratelli. Immaginate se la Chiesa si deve fermare 7 giorni, il Signore torna in quei 7 giorni. Ed è curioso, con questo andiamo alla conclusione, che il Signore ha colpito Miriam con la lebbra e non Aronne. Perché non ha colpito Aronne? Amen. Perché non ha colpito Aronne? Questo è quello che mi ha colpito. Amen. Miriam fu colpita dalla lebbra. Numero uno, perché molto probabilmente era colei che aveva commesso per la prima trasgressione. Amen. Poi uno si dice: perché non ha colpito ad Aronne? Numero uno, possiamo capire che chi sta commettendo per primo una trasgressione avrà una punizione più grande. Ma non pensare che tu, che sei insieme a una persona che sta mormorando, non abbia la tua punizione. Sapete quale fu la punizione per Aronne? È la punizione più brutta. Aronne era un... Fratelli, cosa succedeva a una persona lebrosa? La persona lebrosa doveva essere portata davanti al sacerdote, ed era il sacerdote che doveva attestare che aveva la lebbra. E una volta che attestava che doveva dare la lebbra, doveva dare il giudizio con rispetto a quello che aveva commesso. Aronne dovette testificare davanti al popolo che sua moglie era colpita dalla lebbra, sua sorella, scusate, era colpita dalla lebbra, e dovette dare il giudizio perché era un sacerdote. Fratelli, molte volte il Signore ti porta a prendere posizioni e decisioni nella tua famiglia in base a quello che sta accadendo nella tua famiglia, solo che molte volte non prendiamo la posizione giusta e assecondiamo il peccato. Dio te ne chiederà conto, perché sei un sacerdote. Il sacerdote aveva il ruolo importante di dire: questa donna è lebrosa, questo è il giudizio. Era una sorella, era un familiare. I problemi più grandi nel confrontare le persone sono nella nostra famiglia, e il Signore sta spingendo ad ognuno di noi a lavorare nella propria famiglia. Ma le parentele, le emozioni ci spingono a non considerare cosa Dio vuole fare con i nostri familiari. È mio fratello, siamo cresciuti insieme, è mia mamma, è mio papà, è mia sorella. Ma sì, stiamo tutti quanti insieme, siamo tutti uguali. No, non siamo tutti uguali. Dio ti ha mandato a predicare alla tua famiglia. Dice la scrittura: a predicare contro la tua famiglia, perché la tua famiglia è contro Dio se non è convertita. La tua famiglia sta andando contro la volontà di Dio, come lo eravamo noi. Aronne ha avuto la parte più difficile, gli spettò la parte più difficile: giudicare che sua sorella era lebrosa. Immagina se io dovessi giudicare mia moglie, fratelli, o mia moglie giudicare me. Giobbe ogni giorno pregava per i suoi figli. Bisogna pregare per la nostra famiglia, bisogna pregare per i nostri familiari. Non possiamo guadagnare le altre anime quando stiamo fallendo nella nostra casa, quando stiamo fallendo nella chiesa.
il giudizio che Miriam ha ricevuto ci insegna a noi che dobbiamo temere ogni affronto del Signore nelle situazioni che si presentano intorno a noi. Dio non fa nulla per caso, fratelli. La punizione fu lasciatela fuori dal campo, lontana da tutto, lontana da niente, da tutto quello che erano le comodità che lei aveva, affinché la Chiesa abbia timore. Dio può fare questo. Amen. Ma dopo il giudizio, Aronne andò da Mosè, andò dal servo di Dio, e dice che Mosè, essendo un uomo mansueto, non insinuò nella situazione. Che brutto quando andiamo e diciamo: ti perdono, però ti ricordi, guarda che quello che mi hai fatto, guarda, non va bene. Diciamo di perdonare, ma appena giriamo la porta continuiamo a parlare. Mosè non insinuò. Mosè, dice la scrittura, che gridò all'Eterno. E per il fatto che gridò all'Eterno, Dio agì di conseguenza. Amen. Possiamo alzarci in piedi nel nome di Gesù. Il Signore ti sta invitando in questo momento a pregare. A pregare per coloro, dice la scrittura, pregate per i vostri conduttori affinché possano portare lietamente la parola di Dio. Un fratello offeso, una sorella offesa è difficile da conquistare. Una persona offesa compie difficilmente il suo lavoro. Allora, fratello, sorella, se hai ricevuto un'offesa oggi, oggi è un giorno di Santa Cena, chiedi perdono a quella persona. Non puoi dimenticare l'offesa, ma la tua attitudine è molto importante. Coloro, dice la scrittura, che si metteranno contro i servi di Dio, un giorno Dio le darà un giudizio. Non spetta a noi giudicare nessuno. Noi siamo qua, amen, per essere e amare tutti. Non importa cosa abbiamo fatto. Amen. Molte cose, fratelli, ci oppongono. Amen. E molte sono le opposizioni che si presentano, ma nulla può essere un ostacolo per te se Cristo è nella tua vita. Amen. Con questi, fratelli, leggeremo queste ultime scritture. Amen. E voglio invitare ad ognuno di voi a meditare sulla propria vita, sulla propria posizione, sulla propria condotta, sul proprio comportamento. Libro di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 15. Amen, sorelle. Se c'è un'anima che ancora non conosce il Signore, se c'è un'anima che sta peccando, se c'è un'anima, fratello, sorella, non le dare più peso a quello che ama. Amen. Fratelli, il mondo ha già pesi che neanche sa e neanche si immagina. Chi siamo noi? Quale diritto abbiamo di farle pesare il peccato a una persona? Non dire a una persona: tu sei un peccatore. Dire piuttosto a una persona: Dio ha un proposito per la tua vita. Anche se la realtà, che permesso abbiamo noi di dire una parola così forte a una persona ancora non convertita? Allora, cosa dice la scrittura, sulla Rossio, se mi puoi aiutare? Fratello, io credo che se tu ami tuo fratello, tu lo correggi. Fratello, cosa stai facendo? Fratello, questo non va bene. Sorella, non si parla così. Questo è l'atteggiamento della Chiesa. Se una persona ti è nemica, non trattarlo come tale, ma impara a vederlo con gli occhi di Gesù, che lo vede una persona convertita per mezzo del suo sangue. Perché, fratello, sorella, prima che tu credessi nel Signore Gesù Cristo, prima che tu credessi che Lui è il tuo Salvatore, il tuo Signore, il tuo Padrone, e prima che tu ti battezzassi nel nome di Gesù Cristo, sai come ti vedeva il Signore?
per mezzo del suo sangue, un'anima ravveduta, un'anima convertita. Il Signore non ti ha mai visto un peccatore, ma il suo sangue, come abbiamo cantato, alleluia, ti dà la percezione diversa di un'anima. Allora, quando c'è un nemico, Signore, perdonalo. Signore, aiutalo, perché lui non sa cosa sta facendo. Trattalo come tuo fratello, prega per lui, digiuna per lui. Ma se tra di noi c'è mormorazione, come possiamo trattare un nemico come un fratello? Seconda di Corinzi capitolo 2 verso 7. Ma ora, al contrario, dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Il mondo ha già tanta tristezza per i fatti suoi. Fratelli, siamo portatori di pace, siamo portatori della pace di Cristo, la pace che il mondo non ha, che solo Cristo ti può dare. Per questo, quando noi andiamo da una persona, pace di Cristo, sorella, solo il Signore ti può dare questa pace. Nessuno ti può dare la pace del Signore, nessuno la può ricevere se non per mezzo di te. Siamo portatori di pace, non di conflitto. Allora, perché giudichiamo una cosa? Perché portiamo conflitto? Porta la pace. Fratello, che stai dicendo? Fratello, perché vai contro il Signore? Non guardare l'uomo, l'uomo può fallire. I tuoi occhi non vedono ciò che vede il Signore. Se, fratello, vai avanti, supera l'offesa. Consolalo. Alleluia. Quando Miriam fu riammessa in mezzo al popolo, il popolo cominciò di nuovo a camminare. Dice che il popolo partì. La Chiesa deve nuovamente partire in questo viaggio. La Chiesa non può stare ferma. Non possiamo rimanere nel fondamento, nel predicare il fondamento, la dottrina del fondamento del battesimo. È tempo di andare avanti. Continuare a parlare del ravvedimento, è tempo di andare avanti. Parlare del perdono, è tempo di andare avanti, Chiesa. È tempo di predicare al perduto. È tempo di dare una parola di consolazione a chi non è consolato. Il Signore ti ha unto per recare, alleluia, la buona novella, per fasciare coloro dal cuore affranto, per liberare dalle catene. Andiamo avanti. Non ti fermare nell'offesa, Chiesa. Il Signore ti sta spingendo, Chiesa. Fratello, sorella, il Signore ti sta spingendo in questa mattina. E se non sei avanzato o avanzata, o non stiamo avanzando fino a qua, è perché c'è qualcosa che non va nel popolo. È il pregiudizio. Perché non si fa così? Perché non lo facciamo così? Perché io qua? Perché io qua? Lascia Dio guidare tutto. Dio ha un piano meglio del piano dell'uomo. Dio vuole ripulirti quest'oggi. Dio vuole riammettere a qualcuno oggi, affinché il popolo possa avanzare di gloria in gloria. Forse tu hai un dono, forse tu hai un chiamato, e il Signore sta aspettando che tu capisca qual è il tuo dono, il tuo chiamato per andare avanti. Dio vuole riammetterti. Questa è la parola forse che possiamo usare oggi. Dio vuole ripulirti. Matteo capitolo 23 verso 31-37. Così dicendo, voi testimoniate contro voi stessi che siete figli di coloro che uccisero i profeti. Voi superate la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere. Come sfuggirete al giudizio della Geena? Con un atteggiamento come quella di Miriam, non possiamo sfuggire a questo giudizio. Cosa dice il fratello Vittorio ancora? Aiutami per favore. Perciò, ecco, io vi mando dei profeti, dei savi che degli scrivi. Di loro ne ucciderete, crocifiggerete alcuni, altri Alleluia. Nelle vostre sinagoghe. Che vuol dire?
non ammazzare il servo di Dio. Sapete qual è il problema? Che il popolo di Dio aspettava il Messia. Il Messia arrivò. E lo stesso popolo, con i pregiudizi, col parlare, con il giudicare, quello che Gesù faceva, lo hanno portato ad essere crocifisso, lo hanno flagellato. È uno spirito che vaga continuamente nella chiesa, cercare di ammazzare il servo di Dio, perché il nemico sa che se si ammazza il servo di Dio, una chiesa soffre, e se il servo di Dio è afflitto, la chiesa soffre. Per questo la scrittura dice: pregate affinché possano pregare, possano predicare lietamente la parola di Dio. Dio vuole raccoglierti. Amen. Avete presente come fa una gallina con i propri pulcini? Apre le ali, le mette sotto e li protegge. Dio vuole fare questo con la tua vita, solo che noi vogliamo sfuggire. Amen, fratelli, Dio vi benedica. Andando questo verso la conclusione, vorrei che tutti quanti, rimanendo in piedi, amen, possiamo prendere un tempo per pregare. Amen. Pregare al Signore.